Non è facile, hanno fatto questo, hanno ributtato i pallini sopra e ora sembra quasi di giocare in un campo in erba che è distrutto dalla pioggia. E non è facile per noi, non è facile per loro, quindi alla fine non è una scusante. Sicuramente penalizza un po', anche nelle letture dei palloni. Io oggi mi sono mangiato un gol quello è l'unico rimorso che ho di oggi e l'ho letta male perché ha rimbalzato leggermente, ha schizzato più di quanto pensassi, per cui non è facile anche in mezzo al campo, a volte ti inciampi, la palla ti rimane sotto, rimbalzi in maniera strana, però sia per noi che per loro, per cui non deve essere un alibi, sicuramente non è facile, ci penalizza, però cercheremo di superare anche questa cosa. Qui è difficile sia per chi mette la palla che chi deve andare a concludere, perché il rimbalzo è sempre un po' particolare. Hanno dei sacrifici, cioè noi al di là del fatto del terreno di gioco non ci alleniamo quasi mai sul nostro campo, andiamo in giro una volta a Cattolica, una volta a San Vito, sinceramente per una squadra di Lega Pro non è l'ideale. Noi non sono scusanti, però ti fa perdere energia e quindi queste cose noi le dobbiamo valutare al di là dei nostri errori, partendo dall'allenatore. Purtroppo in questo campo non voglio soffermarmi troppo, però è un disastro. Penalizza veramente tanto il nostro gioco, rimbalza male, schizza, si fermi, i pallini ti vanno negli occhi, è un disastro. Però ci dobbiamo convivere purtroppo e niente, magari con un po' più di fortuna riusciamo a fare il secondo gol e chiudiamo la partita. Poi soprattutto perché, come ha detto anche il mister, giriamo parecchio i campi, non stiamo mai su questo campo qua, che è un disastro, però almeno ci abituiamo a come correre, come rimbalza la palla, perché anche oggi si scivola, si stoppa male, non si riesce a fare il tempo di giocata, ce la rallenta, una volta te l'accelera, quindi è difficile. Praticamente se non giochiamo mai, siamo come a livello delle altre squadre che vengono qua e dicono questo fa schifo, ci abituiamo per quel che possiamo.